Ok, dopo avervi fatto perdere un battito cardiaco per il titolo del video, vi dico subito che non sapevo nemmeno se farlo. Quindi sì, a quanto pare c'è un leak nuovo e a quanto pare Sonic e Shadow nel 2024. Parliamone. Ora ragazzi, come forse saprete, non sono solitissimo a trattare leak, o almeno non leak così, diciamo, con poco fondo. L'ultima volta che l'ho fatto per davvero è stata nel 2021 sostanzialmente, ma lì più che altro per più una disperazione mentale, perché non avevamo niente, letteralmente venivamo da anni vuoti e senza giochi, quindi quest'ondata di leak era anche una novità all'incirca ed è per questo principalmente che l'ho portato. Qui invece la situazione è un po' diversa, perché se a prima acchito questo leak l'avevo bollato per falso da scartare, riprendendolo in mano effettivamente di qualcosa si può parlare, perché beh, la situazione è leggermente diversa. Come sappiamo, abbiamo avuto appena un anno pieno di bombe, per cui questa sarebbe praticamente la ciliegina sulla torta. Ma anziché fare il misterioso, io sono Nico di STB e quello che è successo è che Zippo, esatto, quel leaker di cui spesso ho parlato, ha droppato ancora una volta. Ora ragazzi, io ho un rapporto di amore e odio con Zippo, perché se all'inizio era già più credibile nei primi tempi, a volte ci ha preso qualche granchio. E diciamo che ultimamente non so e non lo seguo benissimo per dire se è ancora totalmente affidabile. Tuttavia, quello che dice potrebbe essere interessante ed effettivamente darci un'idea di quello che Sega vuole fare per il 2024, che sarà l'anno del terzo film di Sonic, vi ricordo. Quindi tanta tanta roba. Sostanzialmente, settimana scorsa si sono tenuti i Game Awards, che io non ho trattato minimamente poiché per l'appunto non c'era niente di Sonic in vista, e infatti non c'è stato nulla di Sonic, a differenza degli anni precedenti dove abbiamo avuto il trailer di Frontiers, il trailer del secondo film, e l'anno scorso la battaglia tra Sonic Frontiers e Genshin Impact. Chi se la ricorda, mamma mia, che bei tempi. Quello che invece è successo adesso è che Sega ha esordito con un trailer piuttosto particolare. Ebbene, abbiamo un trailer di 5 nuovi titoli in sviluppo, tra cui Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio. Insomma, andiamo un po' a scavare nel passato di Sega, delle vecchie gloriose perle, e a quanto pare hanno in sviluppo dei sequel barra remake. Beh sì, in teoria sì, così li chiameremmo, e sembrano veramente belli. Fanno tra l'altro parte di questa circa, chiamiamola, new era, ecco, che Sega ha voluto definire anche grazie al successo di Sonic. Lo stesso CEO di Sega, se non mi sbaglio, ha praticamente detto che è grazie al successo di Sonic se si sono aperte queste opportunità, o meglio, se loro hanno aperto gli occhi e hanno detto forse è meglio se facciamo questi investimenti. Però sì, sostanzialmente questa cosa fa parte dell'operazione di Sega del Super Game. Che cos'è il Super Game? Sostanzialmente il Super Game dovrebbe essere una serie di giochi elitari dal punto di vista della produzione. Quindi si è investito un totale di tipo di 800 milioni, non so se dollari o yen, onestamente non lo so in questo momento. Però si è investita questa grande cifra nello sviluppo e si ha intenzione di portare il livello abbastanza alto. E in questi Super Game sì, rientrerà anche Sonic. Diciamo che se il CEO stesso lo cita in questo contesto, mi sembra anche ovvio. Cioè, io lo spero, perché se non gli danno ancora budget, giuro che droppo il canale. No, scherzo. Però comunque, 5 giochi annunciati, 5 bombe, va bene tutto, siamo contenti. Ma dov'è Sonic? Zippo ci dice che a quanto pare c'è qualcosa in ballo. Ora raga, prendete non con le pinze, di più, quello che sto per dire, perché secondo me non è proprio così. E adesso vedremo anche come mai. Innanzitutto avvisa, pensate che sia finita la streak di Sonic? Ovviamente no, perché l'anno prossimo, a quanto dice lui, ne avremo uno nuovo. E beh, in realtà penso che sia abbastanza credibile come cosa, essendo che esce il terzo film, credo che sia un'opportunità perfetta. Ma io mi aspettavo magari qualche remaster, cose del genere, non roba grossa. Però invece a quanto pare qualcosa in pentola bolle.
Stando a quanto ha sentito, il prossimo gioco dovrebbe essere una sorta di seguito di Colors, Generations, Forces. Ci mette pure dentro Lost World, non so cosa c'entri, però va bene, ok. E piuttosto che essere un seguito di Frontiers. E in realtà qui capiamo cosa voglia dire, semplicemente non sarà open world, basta questo, vuole dire. Che comunque ci sta, ma adesso ci arriviamo. Sarà di scala molto molto ridotta e sarà più un gioco corri e salta, semplicemente 3D, quindi un Sonic a tutti i tondi, classico sostanzialmente. Classico non nel senso 2D, inteso come formula, non un open zone come Frontiers. Poi va avanti e dice, e qua mi si storce un po' il naso, che il gioco sarà esclusiva next gen, nel senso PS5, Xbox, PC e la nuova console di Nintendo. Ora, fermi, prima di andare avanti, secondo me questa è una balla vera e propria, perché non penso proprio che Sega abbia la voglia di farsi sfuggire tutti i giocatori che ancora hanno PS4, ancora hanno Xbox One e soprattutto ancora hanno Nintendo Switch. Ancora mica tanto, perché comunque una nuova Nintendo al momento non è stata annunciata. Quindi si tratta di una player base enorme e siamo proprio sicuri di volerli lasciare indietro? Io non penso proprio, sinceramente. Quindi già a questo punto non mi torna particolarmente. Dice che non ha idea dello stile di gioco, se sia adventure o più boost. Quindi, insomma, poco e niente come informazione, però andiamo avanti lo stesso. Quindi abbiamo detto il titolo sarà più piccolo, non sappiamo lo stile, ma sappiamo che ci saranno protagonisti Sonic e Shadow. Non sappiamo se sono loro due, ma per il momento questi due confermati. Per quanto riguarda chi sviluppa il gioco, niente di meno che Sonic Team in co-development con Sega Sapporo Studio, che a quanto pare è uno studio fondato di recente da Sega stessa, quindi uno studio interno. E andando a vedere cosa hanno fatto nel loro curriculum, non risulta letteralmente nulla, poiché lo studio è stato praticamente fondato nel 2021 e le prime notizie di questo studio risalgono al 2022, quindi sono 2 anni di vuoto totale. Non lo so, ragazzi. Però sicuramente leggere co-development non mi sorprende. Anche Superstars, se ci pensate, ha ricevuto la stessa identica sorte con Arzest, che è stata poco in realtà citata nello sviluppo e nella campagna, ma è stato più menzionato il Sonic Team perché ovviamente fa nome e titolo, quindi va bene, insomma. Ora che il leak è finito, posso finalmente parlare a ruota libera. Beh, ragazzi, sinceramente, come leak mi convince su alcuni punti di vista, ma non su molti altri. Mi spiego meglio. Sicuramente il fatto delle piattaforme che vi ho spiegato prima è molto sospetto. E poi soprattutto mi sembra un po' troppo facile dire sì, è di questo studio che in realtà non ha mai fatto nulla, però visto che non ha fatto nulla potrebbe essere il primo progetto, quindi credetemi, è per forza così. Cioè, non lo so, ragazzi, io vorrei un po' più di prove tangibili prima di dire che sì, effettivamente è così e amen. E citare così tanti giochi di cui dovrebbe essere seguito, ok, ho capito che l'ha fatto per far capire, ragazzi, non è un open zone, non è un open world, è un gioco più ristretto a livelli, va bene, però ecco, magari qualcosa di un po' più specifico, zippo, così sembra veramente una speculazione un po' troppo grande. Ma tutto sommato, ragazzi, sinceramente, al fatto che Sega stia lavorando a qualcosa con Sonic e Shadow protagonisti, o comunque che Shadow abbia una certa rilevanza, ci credo, sinceramente. Sarà l'anno del terzo film e sarà l'anno di Shadow, quindi io non credo che vogliano farsi sfuggire questa opportunità. E se non sarà questo gioco ad essere la bomba del 2024, secondo me qualche remastered ce la mettono di mezzo. Non vorrei azzardare remake, perché per me sarebbe un sogno, ma veramente a quel punto non so cosa farei. E forse alcuni di voi si staranno chiedendo, ma come, Nico, adesso che hanno fatto Frontiers Open World, hanno fatto Dream Team, ora tornano negli spazi ristretti? Beh, non è una brutta cosa, sinceramente, anche perché comunque non è sviluppato dal Sonic Team. Il Sonic Team adesso starà facendo la propria roba dopo Frontiers, l'evoluzione dell'open zone, quello che volete, insomma. Secondo me, anzi, è un'ottima opportunità. Come sapete, Frontiers ha avuto i livelli del cyberspazio, che diciamo in quel senso hanno aiutato il gioco a far prendere dimestichezza o comunque farlo digerire magari dai più scettici nei confronti di un approccio open zone, open world, come volete chiamarlo. Era un po' una sorta di cuscinetto, un airbag di sicurezza per evitare dei problemi. Facendo dei giochi a parte, sempre nello stile vecchio, quindi con corridoi o comunque spazi più chiusi,
concentrati sulla velocità e quant'altro piuttosto che sull'esplorazione o quello che volete, è in realtà un ottimo modo per mantenere vivo tre distinte linee: 2D, 3D chiuso e 3D open world. Io non so se lo faranno, perché effettivamente è una cosa molto complicata da gestire. E quindi se ogni tanto questi giochi 3D saranno occasionali, potrebbe essere forse la scelta migliore, tra virgolette, per tenere una parte della fanbase viva, un'altra viva e quella principale, che è quella che secondo me ha apprezzato maggiormente Frontiers, ancora più viva. È ottimo come approccio se ci pensate. Stiamo soddisfando tre diverse linee e tre diverse categorie di fan che potrebbero anche essere la stessa sostanzialmente. Cioè, per esempio, io apprezzo sia i 2D che questi 3D che anche l'open world di Frontiers. Quindi può essere una grande idea, sinceramente. Riguardo a questo leak in particolare, io ancora continuo a essere molto scettico, ragazzi. Ma vi dico subito, e personalmente sono abbastanza convinto, che qualcosa l'anno prossimo con Shadow, secondo me, vedremo senza ombra di dubbio. Perciò, beh, sapete che per qualsiasi novità potete contare su di me e che vi parlerò di tutto quello che verrà fuori nei prossimi mesi. Io vi ringrazio per aver visto il video, voglio sapere la vostra su tutto quello che ho detto, su cosa ne pensate, cosa vorreste vedere, se è vero, se è falso, insomma, quello che volete, vi aspetto qui sotto nei commenti e noi ci vediamo alla prossima!